Benvenuti, grazie a nome dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila di essere qui questa mattina. Inauguriamo, ma apriamo ufficialmente al pubblico la biblioteca dove ci troviamo oggi e quindi un altro luogo che l'Accademia vuole mettere a disposizione non soltanto dei suoi studenti ma del territorio, quindi anche delle persone che appassionati, studiosi e quant'altro che magari non sono iscritti in Accademia ma hanno bisogno di consultare i libri che sono in questo luogo. Allo stesso tempo questa conferenza stampa e questo incontro serve a dare delle anticipazioni sul nuovo anno accademico che è appena iniziato ma che è già denso di soddisfazioni. Sono con noi il presidente dell'Accademia di Belle Arti, il dottor Dera, la direttrice Maria D'Alesio e poi la professoressa Francesca Franco che è la responsabile di questa biblioteca e Dimitri Dimitri Bosi, che è invece un funzionario della Regione Abruzzo che si occupa delle biblioteche del Teramano in particolare. E poi in collegamento dovremmo avere Filomena Piccioni che si occupa anche lei per la Regione Abruzzo delle biblioteche sempre dell'area Teramano che hanno collaborato sì. No, per l'allestimento e la catalogazione. Esatto, e poi ci sono gli studenti che poi ringrazieremo. Io voglio dare subito la parola però al Presidente per aprire questo incontro. Grazie Presidente. Grazie alla dottoressa Ciano, vi saluto, sono breve perché è veramente importante ascoltare le parole della professoressa Franco, di Dimitri Bosi e della professoressa Piccioni, oltre che naturalmente della nostra direttrice. Perché questo di oggi è un fatto francamente molto importante. Aprire una biblioteca non è mai di per sé un fatto banale, a maggior ragione non lo è quando viene aperto in una Accademia di Belle Arti e viene messa a disposizione non soltanto dei nostri studenti, ma di tutto il pubblico in generale che ne voglia usufruire. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto a cui tengo in maniera particolare, e lo dico a nome di tutti, in particolare tutto il corpo docente che è gestito, coordinato e qui rappresentato dalla nostra direttrice, è che l'Accademia si sta espandendo molto, sta crescendo, sta raggiungendo numeri che ormai non vedevamo da oltre un decennio e questo è un fatto veramente particolarmente rilevante. Il numero simbolo di questa crescita è determinato dal fatto che quest'anno, lo dico rivolgendomi agli allievi, ai nostri studenti che sono qui, magari c'è qualche matricola, quest'anno le matricole sono state 160 e francamente è un numero del quale dobbiamo andare orgogliosi, per il quale il corpo docente ha un merito particolare, perché ho visto e verificato di persona l'impegno e la perseveranza con la quale sul finire dell'anno scolastico del 2022, fino a maggio, giugno, luglio, i nostri insegnanti hanno fatto opera di conoscenza, proselitismo, sviluppo, ampliamento, racconto di quello che è la nostra Accademia. I risultati li abbiamo visti. Quindi oggi questa apertura significa tanto e soprattutto vuole essere un ulteriore segno che questa istituzione così autorevole, così prestigiosa, vuole dare alla sua città, ma non soltanto alla sua città, vuole dare alla sua regione e anche ad alcune regioni limitrofe del nostro territorio sui quali noi vogliamo insistere. Grazie. Grazie Presidente, la parola alla direttrice Maria D'Alesio. Allora, buongiorno a tutti e vorrei dire che sono veramente felice. Non è normalmente, cioè non si usa mai questa parola felice, perché l'apertura di questa biblioteca e l'inserimento nel sistema bibliotecario nazionale italiano è molto importante. Importante per gli studenti, per tutta l'Accademia, importante per gli studenti delle altre istituzioni culturali della città, importante per i cittadini più appassionati perché, e vi spiegherà il dottor Dimitri Bosi, la nostra docente, che non è una cosa semplice riuscire a inserire una biblioteca nell'OPAC nazionale, vi spiegheranno perché non è facile, però questo è un risultato veramente importante, fondamentale, di cui sono
posso dire orgogliosa, questo permette a tutte le persone che useranno la biblioteca di avere questi servizi che vengono offerti come il prestito di libri, documenti, dati di biblioteche. È veramente una biblioteca perfettamente funzionante. Inoltre è molto specializzata e questo anche è importante perché noi abbiamo un patrimonio librario di storia dell'arte, di arti visive, di teoria delle arti, tutte legate tra di loro, tra del XX, ovviamente XXI secolo. E abbiamo avuto delle donazioni molto importanti. Ringrazio gli eredi di Anna D'Ascanio, una gallerista che ha lavorato moltissimo anche a Roma e che era aquilano di origine, che ha donato il suo patrimonio librario. Un patrimonio che raccoglie, per esempio, cataloghi, libri, di mostre e iniziative culturali degli anni 70-80 introvabili, perché poi che succede? Che moltissimi libri sono in biblioteca che si trovano, perché non sono più rieditati e quindi chi ce l'ha è ben contento di avere questo patrimonio, libri bellissimi. Questo ha innestato un meccanismo virtuoso e positivo per cui abbiamo ricevuto recentemente un'altra donazione di Germana Galli, che ringrazio moltissimo, che ha donato anche lei, come sapete, è stata editrice della rivista Musei, ha donato una collezione di libri, cataloghi formidabili. Inoltre anche i docenti, i colleghi dell'Accademia, artisti importanti, riconosciuti a livello nazionale, hanno donato tutti i testi, i cataloghi della loro attività professionale e anche ovviamente libri che loro hanno almeno nella loro biblioteca e volentieri hanno donato a noi. E mi auguro che sulla scia di questa apertura ufficiale ci siano anche altre appassionati di libri, perché chi è appassionato di libri vuole che i libri siano conosciuti, siano letti anche dagli altri. Cioè io sono, per mia professione, essendo una storia dell'arte, ovviamente ho passato moltissimo tempo sia della mia formazione ormai insomma tantissimi decenni fa universitaria e poi professione delle biblioteche, e secondo me anche comunicare le proprie passioni come quello dei libri e di come la biblioteca è un luogo in cui non solo si leggono i libri, però si sta tra persone che hanno le stesse passioni, le stesse curiosità, è un luogo dove ci si concentra, si scopre un libro in maniera spesso casuale e si trova un mondo magari meraviglioso. E quindi io mi auguro che tutti voi, tutti gli studenti, percepiscono anche un po' di questa mia passione per i libri e anche poi veramente l'utilità. È vero che tutti noi moltissima informazione la troviamo su internet, ma il libro cartaceo è un altro mondo. Mi auguro che voi siate stimolati da questa biblioteca. In più mi fa piacere se studenti di altre istituzioni culturali aquilane siano qui come fruitori della biblioteca, perché anche per voi è un modo di relazionarvi con studenti di altre facoltà, che hanno altri interessi, ed è sempre un'ottima occasione di confronto e di stimolo. Però vorrei dare la parola e ringraziare con migliaia di volte chi ha permesso questo, cioè il dottor Dimitri Bosi, che ha permesso di organizzare insieme alla dottoressa, non so se Filomena Piccioni, comunque la ringrazio appena in video, la ringrazio nuovamente, Filomena Piccioni, che hanno formato la nostra docente Francesca Franco, responsabile della biblioteca, e ringrazio anche gli studenti del servizio civile che hanno lavorato moltissimo per l'inserimento dei dati.
Allora, quindi passo. Sì, diamo la parola a Dimitri Bosi, che grazie. Lo voglio dire dell'Ufficio Attività Culturali della Regione Abruzzo e delle Biblioteche di Teramo, Giulianova, Atri, Nerezzo. Esatto. Allora, io insieme a Filomena Piccioni vi portiamo innanzitutto i saluti del Servizio Sviluppo Economico e Turismo della Regione Abruzzo, del Dipartimento e del Servizio Beni e Attività Culturali. Noi siamo, insomma, io e Filomena siamo particolarmente felici di aver portato e di avervi aiutato in questa opera straordinaria. Non uso un termine eccessivo, perché tenendo conto della marginalità in cui il discorso bibliotecario è tenuto nella nostra nazione, inaugurare oggi una biblioteca è un gesto, mi permetto di dire, quasi rivoluzionario. E non esagero in questo termine, tenendo conto che queste istituzioni in Abruzzo, ma non solo, hanno subito una profonda contrazione della frequentazione a causa della pandemia, ma anche prima, per effetto della rivoluzione digitale, queste strutture hanno subito, diciamo, dei cali di frequentazione. Quindi aprirne una nuova, riaprirla al pubblico, perché non solo all'uso degli studenti, ma riaprirla al pubblico è un gesto veramente eccezionale. E noi siamo ben contenti di aver portato il nostro piccolo contributo per condividere la conoscenza che è all'interno di questa biblioteca. Noi, io e Filomena, siamo i coordinatori del Polo Bibliotecario della Regione Abruzzo. Il Polo Bibliotecario è un insieme di più di 40 biblioteche che condividono il proprio catalogo attraverso un portale, un catalogo che si chiama appunto Polo Bibliotecario della Regione Abruzzo. Questo polo nasce alcuni anni fa su impulso della Regione, a seguito della legge del Rio, quando a seguito della legge del Rio le ex biblioteche provinciali vengono acquisite dalla Regione Abruzzo, A quell'epoca esistevano ben tre poli bibliotecari in Abruzzo: Teramo, Pescara, Chieti e L'Aquila, che non dialogavano tra di loro. Ecco, per impulso della Regione, alcuni anni fa è stato finalmente creato un polo bibliotecario unico. E quindi noi siamo felici di accogliervi, insomma, in questa grande famiglia. La condivisione della conoscenza contenuta in questi testi attraverso il catalogo, ovviamente, è un gesto che fa crescere la nostra collettività attraverso il sapere, la cultura contenuta attraverso questi libri, quindi un processo di crescita culturale, civile ed economico straordinario, tenendo conto che appunto la più grande biblioteca all'Aquila è confinata a Bazzano, come sapete, per gli eventi ben noti del terremoto. E quindi, insomma, questo è per questo insieme di ragioni. Questo momento è un momento molto molto importante. Noi abbiamo fornito assistenza per l'inserimento della biblioteca all'interno del polo regionale e quindi all'interno del polo nazionale, del polo delle biblioteche SBN, del Servizio Bibliotecario Nazionale, e poi abbiamo formato gli operatori per l'inserimento dei libri all'interno del catalogo, e quindi voi avrete a disposizione un catalogo dove potete consultare il patrimonio, diciamo, della biblioteca, non solo attraverso questo portale che è disponibile via web, ma anche attraverso un'applicazione che trovate sugli store, sull'Apple Store che sul Play Store, che si chiama Via. Attraverso questi due canali voi potrete avere accesso al patrimonio di conoscenza che si trova all'interno di questa biblioteca. Questo è stato il nostro impegno, il nostro lavoro. Siamo ben felici di avervi aiutato. Anche il fatto che la biblioteca diventi pubblica, questo mi fa molto piacere, perché la Biblioteca Delfico a Teramo nasce all'inizio dell'Ottocento come una biblioteca scolastica di un collegio, però poi diventa pubblica per effetto della donazione di Melchiorre Delfico. E quindi il fatto che voi portiate questa biblioteca non solo verso la comunità scolastica, ma verso la comunità tutta, è un gesto che doppiamente rende valore al vostro lavoro. Passo la parola, se non c'è Filomena, io direi di dare la parola alla professoressa Franco. Passiamo la parola a Francesca, con cui ci siamo interfacciati per tanto tempo. Buongiorno, Francesca Franco, sono responsabile di questo momento del patrimonio biblioteca, e abbiamo iniziato questo lavoro ormai quasi
un anno e mezzo fa. Il primo problema è stato quello di una riorganizzazione logistica del patrimonio, la necessità di fare spazio in modo che tutto quello che tutto lo spazio disponibile in questa biblioteca fosse destinato specificamente a libri, e in seconda battuta imparare come si fa non soltanto ad archiviare ma a catalogare secondo il sistema bibliotecario nazionale. E in questo la formazione che ci ha tenuto in più riprese la dottoressa Piccioni è stato fondamentale. Io al momento ho due studentesse che abilmente veramente stanno catalogando ultimamente, sono Asia Iezzi e Chiara Petrucci, che abbiamo Chiara Petrucci qui presente, e loro sono destinate diciamo alla parte più come dire, scientifica. Poi grazie all'attivazione recente del servizio civile abbiamo tre studenti, devo prendere il nome, Alessia Di Giannatale, Carlo Gabriele Petriglia ed Evelina Precone, che invece garantiscono l'apertura della biblioteca tutti i giorni, dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Al momento è possibile chiedere libri in consultazione, abbiamo tutte le modalità e cartacea, e d'accordo con Filomena Piccioni sarà cartacea fin tanto che non concluderemo la catalogazione informatizzata, proprio perché siamo aperti non soltanto agli studenti ma anche al pubblico, e nel momento in cui terminerà la catalogazione sui programmi dell'SPN, su EasyCat dell'SPN, ci sarà un'altra sfida che sarà quella di acquisire competenze, e questo lo dovranno fare i ragazzi del servizio civile, per utilizzare invece il programma Fluxus, che serve proprio per la consultazione e il prestito nazionale. Quindi sarà un secondo step che dovremo affrontare. Sono contentissima di questo primo risultato e spero che la biblioteca diventi un punto anche di comunione, un momento di riflessione, ma anche di condivisione delle proprie passioni, perché alla fine si studia soprattutto per passione in primis e anche poi per trovare una propria realizzazione, però se non c'è la passione la realizzazione è difficile che arrivi. Grazie. Grazie. Grazie anche alla professoressa Franco, non so se abbiamo la dottoressa Filomena Piccioni in linea, forse ha qualche problema. Se ci sono domande da parte vostra, altrimenti direi di... Ok, vai. L'ultima cosa che invece è la novità, si era stato attivato un sistema di media library, quindi noi siamo anche all'interno del sistema MLOL, quindi a parte i titoli, insomma i libri fisici che sono qui dentro, e tra l'altro c'è stata una grande campagna di riattualizzazione e di acquisizione bibliografica imponente, fondamentalmente, cioè compiuta in modo sistematico in questi due anni, che ha arricchito di titoli nuovi la libreria, però sarà possibile per gli studenti accedere anche a N libri in formato ebook, consultandoli qui in biblioteca oppure scaricandoli in prestito, sia per il pubblico sia per gli studenti. Grazie. Questa è l'ultima novità. Grazie. Grazie. Direi di chiudere qui e ringraziamo ancora una volta la dottoressa Filomena Piccioni, che volevamo sentire, ma evidentemente c'è qualche problema nel collegamento, però l'abbiamo ringraziata pubblicamente, sì. Quindi ci saranno sicuramente ancora vicini, no? E oggi è solo l'inizio del percorso, noi vi accompagneremo ancora a lungo, sicuramente. grazie soprattutto a nome degli studenti. Noi siamo molto piacevoli, siamo felicissimi di questa cosa. Buona giornata a tutti, grazie. Venite a studiare in questa biblioteca.